È arrivato Alessandro, cioè. Perfetto. Bene, gommone gonfiato. Sono Alessandro. Adesso andiamo a metterlo giù in acqua e dopo provvederemo a calare le canne. No, no. Fermo. Tappa la corda. Boh. Bene, gommone in acqua. Girato un po' a destra. Ok, stiamo uscendo, abbiamo un po' tutto sul gommone e andiamo a legare la prima canna. Bene, la prima canna l'abbiamo calata abbastanza rapidamente, ora stiamo tenendo il filo teso ed arriva la metteremo in tiro. Allora, andiamo a mettere uno spezzone di treccia attaccato al ramo dove ci andremo a legare per evitare così che il nylon sfreghi troppo e vada a rompersi. Doppia asola sia da una parte che anche da quell'altra, così anche dall'altra parte. Poi nylon 0,40, così, in questa maniera. E ora andiamo a decidere la lunghezza della break. Ok, abbiamo fatto uno spezzone di break da circa 3 metri e acqua, bisogna decidere quanta dargliene. Poi appena qui sopra andiamo a fare un'asola di quelle che si sciolgono in questo modo e ci leghiamo l'altro capo della break. Lubrifichiamo sempre con un po' di saliva e andiamo a serrare. Bene, la canna è legata, ora attacchiamo il terminale con la nostra esca e la caleremo. Bene, abbiamo finito di calare le canne, abbiamo 4 canne giù, abbiamo innescato dei carassi, ora ci stiamo riposando un attimo perché fa un caldo allucinante e nulla, dobbiamo aspettare stasera. Adesso sono le, che ore sono? Sono le 6:30, nulla, ci vedremo più tardi, speriamo. Been missing them. You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Pesce in canna, ragazzi, per Filippo. Non è male, dai, sarà 1,30 m. No, forse un po' di più, sai. Dici? Sì. Già pesciato così? È peso? È ciccio? Oh. Dai, un bel pesce. Cosa? Non è 1,30 m questo, No, no, è di più. Eh no, un bel fish, ragazzi. Ci siamo. Complimenti al Faggio. Partita bene. Sì, sì, partiamo a bomba, ragazzi. Partiamo proprio a bomba stasera. Sono le
esattamente 9:15, tempo di salpare il pesce, facciamo due foto, un video e ricaliamo due canne perché una in teoria ci ha attaccato un pesce piccolo. No, mi sa che si è incastrato. Poi un palo fortissimo. Non aver paura. Date estate. No. Adesso sì. È in pesca quella che abbiamo appena calato, dici? È big? Forse. Forte, forte. Carino. Come quel da prima o no? No, di. Ok, seconda sbreccata. Pessone. Sto registrando col telefono perché la GoPro si è scaricata. Aia, sono taglia. Eccolo qua. Un bel pesciotto. Non lo misuriamo perché non è nulla di speciale. Peccato per la prima sbreccata che l'abbiamo perso. Vabbè, fa nulla. Eccolo qui. Un bel silurotto, un bel pesciotto, sarà sul 1,20 m all'incirca. Bello panciuto, sbreccata, eccolo qua. Vieni qua. Dai, vai a casa, su. Che ora. Eccolo. Dai. Cosa fai? Vuoi venire a salutarci? Ciao bello. Allora, pescata finita, è andata discretamente, poteva andare meglio. Adesso spiego un attimo tutto ciò che è successo. Allora, verso le 9:30 parte una canna, ha sbreccato un pesce sulla mia canna. Un bel combattimento, insomma, sembrava un pesce carino, non proprio piccolo. Solo che una volta arrivato nel sottoriva si è portato via un po' troppo filo ed è andato a incagliarsi sulle pietre o su qualcosa sotto e non siamo stati capaci di liberarlo. Dopo un po' facendo delle prove abbiamo visto che comunque il pesce si era slamato perché non tirava più e nonostante andando sotto con le mani non si riusciva per nulla a liberare il terminale. Poi poco più tardi siamo andati a ricalare la canna che appunto era partita, avendo cambiato il terminale e messo una nuova esca, e nel mentre che eravamo fuori da riva abbiamo sentito i campanelli ed è partita l'altra canna, quindi immaginatevi una corsa, tornare a riva, correre in fretta, scendere dal gommone, prendere per ferrare quel pesce. Come potete immaginare, una super corsa. Sono corso su, ho messo in tiro la canna appena legata perché l'abbiamo lasciata a riva, non ce la siamo portata fuori. E una volta messo in tiro la canna, ho subito preso in mano l'altra, ho recuperato più filo possibile e ho ferrato, e per fortuna il pesce c'era ancora, che è appunto il secondo che avete visto. Quindi concretamente sarebbero venuti fuori due pesci, però purtroppo per un errore mio, per non averlo forzato abbastanza e anche un po' di sfortuna, alla fine purtroppo abbiamo perso il primo pesce, che sembrava essere, ipoteticamente abbiamo stimato una taglia attorno al 1,50 m, 1,60 m, giù di lì. Però vabbè, fa nulla, nonostante sia andata così ci siamo divertiti un sacco lo stesso. Dopodiché ad un certo orario non abbiamo più visto nessuna mangiata, nient'altro, tutto fermo, solo qualche piccola tocca. Il video finisce qui e speriamo di rivederci presto in un altro video appunto. Mi raccomando, iscrivetevi, commentate, condividete e ci vediamo alla prossima.